Arrivano i primi esiti positivi a favore della sicurezza dei bagnanti e dei diportisti dall'operazione Mare Sicuro 2017 messo in campo dalla Capitaneria di Porto, Guardia Costiera di Porto Empedocle. Nelle prime giornate di attività operativa sono state sequestrate due reti da posta di lunghezza pari a circa 100 metri ciascuna e una rete della stessa tipologia pari a circa 250 metri, depositate in modo irregolare nella fascia di mare riservate alla balneazione. Solo in due casi è stato possibile risalire ai proprietari, che sono stati sanzionati con un verbale amministrativo di 1.000 euro ciascuno. Su quattro natanti, i cui proprietari non ne sono stati immediatamente identificati, sono stati apposti cartelli di diffida alla rimozione perché ancorati nella fascia di mare riservata alla balneazione. Nell'ambito dei controlli presso gli stabilimenti balneari sotto la giurisdizione della Capitaneria di Porto di Porto Empedocle, si è accertato che ben tre non erano in possesso di alcune importanti dotazioni di sicurezza. Pertanto i titolari degli stessi sono stati sanzionati con un verbale amministrativo di 1.032 euro ed inoltre si è provveduto ad emettere diffida alla sospensione temporanea dell'attività fino al ripristino delle condizioni minime atte a poter garantire la sicurezza alla fruizione sicura dell'attività balneare. In uno degli stabilimenti sanzionati per la violazione all'ordinanza balneare è stato altresì elevato un ulteriore verbale amministrativo di 1.500 euro per mancanza di tracciabilità del pescato, pari a circa 10 kg, destinato al ristorante annesso allo stesso. Lo stesso pescato è stato posto sotto sequestro. La Capitaneria di Porto Empedocle, Guardia Costiera, informa che nei prossimi giorni, nell'ambito dell'operazione Mare Sicuro 2017, proseguiranno intensificandosi le attività di controllo lungo gli arenili di giurisdizione. Per l'emergenza in mare è attivo il numero blu 1530, gratuito su tutto il territorio nazionale ed attivo 24 ore su 24 per 365 giorni all'anno.